Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi continuiamo ancora con le top ruolo per ruolo e dopo aver visto portieri e difensori centrali, ovviamente per completare il reparto difensivo non ci resta che andare a parlare di quelli che sono i terzini sinistri e ovviamente i terzini destri migliori usciti fino ad ora. A prendersi lo scettro di terzino più forte, ovviamente a sinistra, perché poi a destra ci arriviamo successivamente. Non può che essere Johan Capdevila nella sua versione Foot Fantasy, che per me rimane al momento il terzino più forte davanti a qualsiasi altro. Io già lo so che magari nei commenti ve ne uscite quello, quell'altro. No, raga, Capdevila, PS4, PS5, Xbox, PC, Nintendo Switch è troppo forte. È 1,82 m, sa trattare bene la palla perché ha degli ottimi passaggi, ha un discreto tiro, è agile, intercetta, lettura difensiva, forte, aggressivo, lengthy, che volete di più? Ovviamente stile d'intesa su un giocatore di questo tipo, sempre andare ad applicare ancora, anche per far scattare il lengthy. Questo è il mio terzino preferito in assoluto. Stesso discorso vale tuttora anche per la versione Marvel. Ovviamente non vale per la versione Hero base, che sinceramente non è questo grandissimo giocatore. Quindi Capdevila regna sovrano lì a sinistra. Così come regna sovrano lì a destra per una serie di motivi questo Thomas Meunier. Io mi dispiace e mi dispiaccio per tutti quelli che non l'hanno sbloccato. 30k di giocatore che è diventato 5'5, 1,91 m, lengthy, con ancora. Lettura difensiva 83, contrasto 86, intercetto 86, aggressività 83, forza 93, bei passaggi, un ottimo tiro come testimoniano anche i 4 gol in 63 partite e 11 assist. Questo è veramente un giocatore totale, un jolly che vi può permettere anche magari di partire con una difesa a 5 e tramutarla in un centrocampo, poi magari anche a 3, con una difesa a 4 mettendo lui da centrocampo a fare da mezzala. Lo potete utilizzare da mediano, gli potete far fare veramente qualsiasi roba e qualsiasi cosa fa sto Meunier, lo fa con una qualità incredibile. Vi permette anche di poter linkare vari Bellingham, di poter linkare giocatori di Bundesliga interessanti. Per cui lui veramente per 30.000 crediti è stata la SBC Steal di quest'anno e chi non l'ha fatto, grosso minuto di silenzio, mi dispiace veramente tanto perché vi siete persi. Un giocatore pazzesco che vi permetteva magari di monetizzare i vostri terzini che avevate lì a destra, ma anche leggermente meglio, ma che il rapporto qualità-prezzo perdevano 1000-0 contro questo Meunier. E Hakimi è magari uno di questi, perché Hakimi Todi lo conosciamo benissimo, è un 4-4, è un fulmine di guerra, bene i passaggi, bene il tiro, aggressivo, però non è lengthy. Ed è alto 1,81 m, quindi parte con 10 cm in meno di Meunier. Non è lengthy, nonostante abbia 99 di velocità, magari Meunier sul lungo risulta anche più veloce, non c'ha manco il 5 skill, 5 piede debole, e costa pure milioni. Per cui Hakimi lo vado ad inserire chiaramente tuttora nei migliori terzini destri, ma se posso scegliere, se ho fatto Meunier, trovo tutta la vita il modo di mettere Meunier titolare e di vendermi magari Hakimi se lo avessi scambiabile. Così come quello che ho fatto io è stato prendere il mio amatissimo Kyle Walker Path to Glory, col quale avevo quasi 1000 partite, fargli un ciao ciao con la manina, ringraziarlo per il suo operato nella mia squadra, prendere 1 milione di crediti di profitto e metterci Meunier. Perché questo Kyle Walker rimane tuttora fortissimo, lui è anche lengthy se gli andate a piazzare un'ancoretta, però è un giocatore che è 1,83 m, quindi più basso anche qua a 8 cm, non ha la stessa qualità di Meunier perché non ha neanche 4 di skill e 2 di piede debole. I passaggi non sono la stessa cosa, il tiro non è la stessa cosa, l'agilità palla al piede non è la stessa cosa. Magari con questo Walker recuperate un po' più di velocità e un po' più in fase difensiva. Però magari tanti contrasti che quel Meunier non perde perché è alto 10 cm di più, sto Walker col fatto che è un po' mirgherlino, visti i giocatori che stanno uscendo, prende un paio di culate e viene saltato dagli avversari. Per cui Walker rimane tanto forte, però Ocho. Così come io vi vado a mettere a sinistra Teo nella versione mondiali squadra del torneo. Perché? Per due motivi. A, perché costa la metà del Toti. E l'altro motivo è che questo qua è lengthy. Quell'altro può avere pure 180 di velocità, ma purtroppo lo stile di corsa lo penalizza tanto. Se voi li mettete vicini a confronto, vi giuro, provate. Se avete la possibilità, magari in un draft, di trovare Teo Toti e poi comprate questo. Cronometrate quanto tempo ci mette questo Teo a fare dalla linea di porta alla linea dell'altra porta. Regà, questo qua arriva molto prima di quell'altro, perché purtroppo gli stili di corsa quest'anno incidono veramente tanto. Quindi, qualora dobbiate prendere un Teo Hernandez, io vi dico tutta la vita questo qua su PS5.
Su PS4 invece ovviamente prediligo più terzini come Hakimi, come Theo, lo stesso Toti per l'appunto, che sono non lenti ma rapidi di loro e quindi corrono a prescindere. Un'altra carta che rapporto qualità-prezzo dà una pista a quasi tutti quanti i suoi rivali al momento è questo Emerson Royal. 5 skill, 3 di piede debole, 1,81 m, alto normale di rendimento, può fare anche l'ADA ovviamente come tutti i terzini, è velocissimo, ha un buon passaggio corto, è forte fisicamente, aggressivo, intercetta, automatico, fa entrambe le fasi e anche in questo caso parliamo di un giocatore che con Ancora mi diventa lengthy. Per cui, qualora abbiate Walker, Path to Glory, tutta la vita io lo farei volare, mi prendo i soldi, metto Emerson Royal per la metà della metà della metà della metà e vado a mettere i soldi che ho guadagnato in altri ruoli all'interno della squadra, ma proprio senza neanche starci a pensare un secondo. Altro giocatore interessantissimo che, per gli stessi motivi di Emerson Royal, Meunier, eccetera, va a dare un'altra pista al suo diretto concorrente che è Hakimi, è Statal, che non costa niente. Ha 4 skill e 5 di piede debole, quindi già pelino meglio rispetto ad Hakimi. È magari più lento, ma è veloce uguale. Anche lui è explosive, quindi non è lengthy. È un fulmine, magari un pelino meno fisico rispetto ad Hakimi. Rispetto ad Hakimi vi dava un po' più di qualità, ma questo è un jolly, raga. Questo ve può fare l'esterno offensivo, il terzino destro, la mezzala. Veramente, dove lo mettete, Suatal sta bene e costa relativamente poco. Chiaro, rispetto ad Hakimi magari è un po' più difficilotto da linkare, però giocatore veramente fenomenale il buon Youssef Atal. Veniamo poi ad un trittico di giocatori icona che sono usciti relativamente da poco, nel senso che il primo è Lam e metto volutamente questa versione 92, non la versione 93, perché ho visto in giro un po' di perplessità. Tutti quanti pensano che sto Lam 92 sia una pippa e si differenzi chissà quanto dalla versione 93. No, regà, sono abbastanza simili, solo che uno costa 100k e l'altro costa 4 volte. E questo qua alla fine è un terzino di assoluto rispetto, se vi può servire un terzino con queste caratteristiche. Certo, non sarà impattante quanto un Meunier, non sarà impattante quanto un Emerson Royal o anche come un Walker, però se magari voi siete ritrovato uno scambiabile come nel mio caso e volete monetizzare, andare a mettere questo giocatore qua, per me fate benissimo perché è di assoluto valore. E poi anche lui è un giocatore che magari va andato a riprendere anche in altri ruoli del campo, che ci sta molto molto bene. Un altro giocatore molto forte, questo magari più su PS4 che su PS5, è sto Roberto Carlos, icona Trophy Titans. Raga, fortissimo, 5 skill e 3 di piede debole. Veloce, molto veloce, quanto caspita corre sto Roberto Carlos. Potenza tiro 98, tira delle saraccamine che non avete proprio idea. Passaggi molto bene. Per quanto riguarda anche l'L2, si muove come una trottola quando si tratta di dover rincorrere gli avversari. Bene la forza, bene l'aggressività. Peccato che ovviamente quel 93 di intercetto non è che lo sentite tanto, perché parliamo di un giocatore di 1,68 m. Ecco, magari un po' più consigliato nelle difese a 5, perché nelle difese a 4 rischiate di risentire un po' troppo dal suo lato, essendo un po' più mingherlino rispetto ai difensori citati precedentemente. Chiudiamo con Ashley Cole nella sua versione icona Toti, come nel caso dei difensori centrali. Perché vi mando a mettere sto Ashley Cole? Perché sto Ashley Cole magari ve lo siete ritrovato uno scambiabile tra le mani con la sfida icona Prime, Birdie e Toti. E sto Ashley Cole non è niente male, perché a corre, 1,76 m, anche in questo caso un giocatore che direi più da PS4 che da PS5, però è molto forte, bene i passaggi, pecca leggermente in forza, ma vabbè, è il body type. Però poi è aggressivo, meglio anche di Carlos le intercettazioni, visto che ha più alto di 10 cm e ha 92. Discretamente automatico, anche quando si tratta di dover recuperare il pallone, quindi per me sto Ashley Cole, se ce l'avete tra le mani, vi permette di poter fare delle cose interessanti. E questi sono al momento i migliori terzini che ci sono su FIFA 23. Raga, per questo video è tutto, come al solito fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri terzini preferiti e ricordatevi che non mi trovate in questi giorni sulla piattaforma Viola, perché sarò via fino al 24 per vari eventi che comunque poi vi porterò magari anche recap su YouTube eccetera. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, sono il vostro Riberoschi e a presto, ciao!